Cara comunità di fedeli, spesso ci affasciniamo di fronte alle invenzioni che promettono di migliorare la qualità della vita di tutti noi. Ma dobbiamo anche ammettere che molte di queste stesse invenzioni, queste meraviglie della modernità, finiscono per essere impiegate in modo maldestro, o persino distruttivo. Pensiamo solo a quanto sia mal impiegata in questo momento l'energia che vuole essere usata per distruggere il pianeta. A questo proposito, oggi vi riportiamo un messaggio consegnato da Gesù a Melanie, una veggente tedesca che riceve messaggi tramite visioni molto dettagliate. Abbiamo già pubblicato una visione molto interessante di questa veggente, e vi lasciamo il link del video nel primo commento, qualora non l'abbiate visto. Nella visione di oggi scoprirete una persona molto famosa, che è avvertita da Gesù stesso tramite questo messaggio. Questa persona è un tipico esempio di tentativo di controllo del maligno, per aprire la strada all'anticristo. Dopo la visione, riporteremo un'altra storia incredibile, sempre di un personaggio molto famoso, che racconta un incontro con qualcuno, sempre manipolato dal male. Prima di iniziare a riportare subito la visione della veggente, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. Ti preghiamo di accogliere questo nostro appello, perché è un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. Il 3 marzo 2024, Gesù ha consegnato a Melanie due messaggi. Uno al mattino e uno alla sera. Nel messaggio della sera, la visione è iniziata con un'immagine di Donald Trump in piedi su una piattaforma. Donald Trump guarda da questa piattaforma verso il Grand Canyon, e quindi verso il paese degli Stati Uniti. Sembra preoccupato, e sembra essere in carica come presidente. Guarda in giro cercando persone che lo sosterranno, ma tutto ciò che vede è la guerra in lontananza. Bombe e caos nella striscia di Gaza e negli Stati Uniti. Ovunque guardi c'è caos e non sa come affrontarlo. Ci saranno anche inondazioni negli Stati Uniti durante il secondo mandato di Trump e il presidente sta cercando una soluzione per il suo popolo. Solo sua moglie, la First Lady, è al suo fianco. La scena successiva mostra una meteora o asteroide che si schianta nell'oceano. Coscienti che questa guerra non potrà essere fermata da una persona, ma solo da Gesù, invochiamo il suo santo aiuto in questo momento così delicato. Scriviamo nei commenti: Gesù ferma la guerra. La visione passa poi a Elon Musk, il cui volto si può vedere con gli occhi che brillano. Guarda le stelle che si riflettono nei suoi occhi. Sembra un po' distaccato dal mondo, come se stesse perdendo il senso della realtà. Secondo Gesù è un uomo molto intelligente e cerca di combinare diverse scienze. Da una parte, c'è qualcosa di geniale che appartiene ad un visionario, dall'altra, Gesù spiega che va un po' troppo oltre con le sue idee. Vuole concepire pensieri che nessuno ha mai pensato o immaginato prima di lui, che nessuno ha mai osato pensare, e così trascendere i limiti di ciò che è possibile, superarli e implementarli nelle sue invenzioni. Simbolicamente, dietro il suo volto familiare si può vedere un oscuro volto nascosto. Come se non fosse ciò che sembra essere. Musk si occupa delle stelle, ma provoca nella veggente una strana sensazione perché non è chiaro se sia benefico e a sostegno della vita. Nella visione, appare come se fosse sull'orlo della pazzia e sembra perseguire obiettivi oscuri, come se avesse due facce. Trasmette la sensazione di una doppia vita. Superficialmente, il volto del pensatore trasmette l'impressione di idee brillanti, intelligenti e impertinenti, dando l'apparenza di positività. Tuttavia, il volto nell'ombra ha uno sguardo molto duro. Trasmette durezza, freddezza e malvagità nascosta. Melanie vede dei robot in funzione. È come se Musk volesse che tutto il mondo implementasse e possedesse queste tecnologie, affinché tutti abbiano questa connessione umana e non umana, e abbiano qualcosa impiantato in loro.
è la sua idea di un mondo migliore. Crede di poter migliorare le persone con questo, ma è presunzione, una completa sopravvalutazione di se stesso. Come se volesse giocare a fare Dio. Melanie riceve l'informazione che c'è un'idea nella testa di Musk, e cioè che in futuro, con l'aiuto della sua invenzione, si potrebbe leggere e prevedere i pensieri, e che questo sarebbe utile per le persone con malattie mentali. La veggente vede una persona a cui è stato impiantato qualcosa nella testa. La persona sta guardando uno schermo. Da un lato ha delle cuffie, con un supporto che entra nella sua testa. Sul suo braccio indossa un braccialetto di metallo, che assomiglia a un orologio da polso. Davanti a questa persona c'è uno schermo simile a un grande telefono cellulare, che può usare per controllare i suoi pensieri. Si suppone che possa influenzare i suoi pensieri e sentimenti, tramite una sorta di diagramma numerico. Sorge il sentimento che questo sia visto come un aiuto che Musk vorrebbe effettivamente avere per la sua stessa vita mentale. Questa invenzione e Musk riceveranno molto riconoscimento, così come le persone che hanno avuto queste cose impiantate a titolo sperimentale. Le persone nei circoli di scienza pertinenti saranno entusiaste. Musk sarà molto stimato per la sua ingegnosità, per il suo pensiero, e per la creazione di tecnologie rivoluzionarie e altamente sviluppate. Si possono vedere sullo sfondo Klaus Schwab e Yuval Noah Harari. Schwab e Harari sono molto impressionati perché Musk, come loro, pensa e fa ricerca in questa direzione. Nella visione, Elon Musk ha rapporti commerciali con questi circoli, si osservano e lavorano insieme. Tuttavia, nella parte successiva della visione si può vedere che questi esperimenti arrecano danno alle persone, perché la tecnologia deve essere prima testata. Ci saranno anche persone che si offriranno volontarie come soggetti di prova e che subiranno danni durante i test. Ci saranno morti di cui non si parlerà. Notoriamente si dice che il genio e la follia siano vicini, e in questa visione, alla veggente viene espressamente detto che in futuro, Elon Musk si avvicinerà alla follia. Quindi è come se stesse andando troppo oltre, esagerando, e non notando il punto critico in cui tutto diventa più simile alla follia. Va troppo oltre e ci sono pericoli associati a ciò. Musk sta perdendo qualcosa, un aspetto. Non coglie un punto. Questo messaggio è un avvertimento per Elon Musk, per il suo futuro, non esagerare e mantieni i piedi per terra. Gesù vuole dirgli che arriverà un certo punto in cui Musk lascerà dietro di sé l'ultimo briciolo di umanità, e perderà letteralmente ogni controllo. Questo è un avvertimento per cui in realtà non sta facendo nulla di buono, ma sta contribuendo a qualcosa di negativo. Il percorso che sta intraprendendo è pericoloso. È un avvertimento da parte di Gesù a Elon Musk. Rifletti di nuovo. Non è utile. Puoi utilizzare la tua grande intelligenza per altro. La visione di Melanie si conclude così. L'atteggiamento di giudizio e del puntare il dito contro una persona non porta mai a qualcosa di buono, ma specialmente in questo caso, non risolverà proprio niente. Chi darà i suoi giudizi sarà nostro Signore a tempo debito. Noi possiamo però avere un ruolo in questo, possiamo fare qualcosa di molto importante. In questo momento dobbiamo pregare anche per questa persona, che è sicuramente un obiettivo del maligno. È per questo che vi invitiamo a condividere questo video. La speranza è che più persone possibili preghino per lui, e in un mondo utopico, che questo messaggio di questa veggente possa arrivargli, in modo da metterlo in guardia. Il maligno può manipolare le persone, specialmente se molto esposte pubblicamente, per aprire la strada all'anticristo. In merito a ciò, come promesso, vogliamo raccontarvi un'altra storia che riguarda un famoso attore e regista, e di come il maligno ha provato ad ostacolarlo nella sua missione. Stiamo parlando di Mel Gibson, che come sapete, ha diretto il film La Passione di Cristo. Questo film è ricordato non solo per essere campione di incassi, ma anche,
attraverso la conoscenza del significato della passione e del sacrificio di Gesù, per aver portato alla conversione migliaia di persone. Possiamo dire che Mel Gibson avesse proprio questa missione? A giudicare da ciò che gli è successo, possiamo affermare di sì. Dopo i suoi successi come attore negli anni 90, Mel Gibson passò letteralmente dalle stelle alle stalle, con problemi legati all'alcol e perfino alla violenza. E tutto iniziò ad andare male in seguito ad un singolare incontro, che avvenne all'Hotel Peninsula di New York. Mel Gibson incontrò lì l'attore Christopher Walken, e già dal suo ingresso, Gibson notò qualcosa di sinistro. È arrivato fluttuando di lato attraverso una folla di persone, era vestito di nero, ed era come in uno di quei vecchi film sui vampiri, dove non camminano ma scivolano. Ed è un ballerino, quindi sai. Era molto elegante. Si muoveva di lato, e si è semplicemente seduto sulla sedia accanto a me, e mi ha un po' spaventato. È un tipo molto intelligente e abbiamo iniziato a parlare. Non ho detto molto riguardo alla lettura dello script. Niente, ho solo iniziato a parlare del Medioevo, e lui ha cominciato a parlare di torture. I due hanno avuto uno scambio sulle torture, perché Gibson aveva letto un libro proprio su queste pratiche medievali, e ha cercato di ricordare alcune delle cose più atroci che avesse mai letto in quel libro. Walken cercava di superarle, raccontando di torture ancora peggiori. Così è successo che l'assistente di Gibson andò via, perché non ce la faceva più. L'aria era diventata fredda e anche Gibson voleva andarsene, perché aveva capito bene che non voleva lavorare con lui. I due si trovavano in un locale in cima al Peninsula Hotel, e per evitare lo sguardo fisso di Walken, Gibson si è girato, rivolgendo lo sguardo sulla cima di un edificio. Quello che vide fu agghiacciante, il numero 6 illuminato. Guardando meglio, vide un enorme triplo 6 rosso illuminato. Lo sguardo di Gibson cominciò ad andare da quel 666 a Walken, che cominciò a sorridere. Il pensiero di Gibson fu solo uno. Christopher Walken è l'anticristo. E velocemente se ne andò. Ovviamente, non possiamo affermare con certezza che Walken sia l'anticristo, ma la conclusione a cui possiamo giungere è che Dio, per l'ennesima volta, ha vinto. Perché Gibson ha vinto la sua battaglia spirituale, riuscendo poi a realizzare il film che ha portato alla conversione di migliaia di persone. Chiunque abbia occhi per vedere, avrebbe notato che il cammino di questo film è stato segnato da eventi che vanno al di là del normale, eventi che, per chi crede, sono segnali che non possono essere ignorati. Jim Caviezel, l'attore che ha interpretato il nostro Gesù, è stato colpito da un fulmine durante le riprese della scena del Calvario. Ma non è finita qui, l'attore ha subito ferite durante la cruenta sequenza della flagellazione, e persino una spalla slogata mentre portava la croce. Durante le riprese, ha visto scorrere via dalla sua persona quasi 20 kg di peso, e il suo cuore ha dovuto affrontare ben due volte il taglio del bisturi in un intervento a cuore aperto. Chi può non chiedersi se dietro tutto questo vi sia una mano oscura, decisa a impedire il compimento del film? Il maligno, quando intuisce gli strumenti che Dio ha scelto, cerca di ostacolarli in ogni modo. Prendiamo coscienza di questo, e preghiamo per queste persone, per permettergli di portare a termine la loro missione secondo la volontà del Padre. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.